Di Meo ad alzare il cuoio, mette a terra poi con grande eleganza Paratici, si guarda intorno, serve Sardelli, 1-2 in velocità, Puccinelli accende il 4x4, ancora avanti il 4 ruote motrici, doppio passo sul pallone, fuori un giocatore, mette verso il centro, spazio per Giorgio Corona, il palleggio, supera il giocatore, tiro, gol, 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 Giorgio Corona, straordinario gol, Brindisi in vantaggio, si gioca dinanzi a circa 10.000 spettatori, 110 forse qualcosa in più, i supporters giunti da Busto Arsizio, come sempre al mio fianco c'è Ferdinando Garamone, mentre Propatria che prova a portarsi in avanti, Carassavidis, pallone messo verso il centro, attenzione, pareggio, il pareggio della Propatria. Il pareggio della Propatria, 3 contro 3, spazio per Terrevoli, lato corto dell'area di rigore, punta l'uomo Donato, cambia gioco, spazio per Orlandini, stoppa il pallone, prova poi a coordinarsi, avrebbe potuto tirare di prima, attenzione, e in questo momento è finita, è finita, è finita, il Brindisi ha vinto la Coppa Italia, il Brindisi ha vinto la Coppa Italia, ha vinto la Coppa Italia, incredibile, incredibile. Il gol di Giorgio Corona al 12esimo, il pareggio della Propatria nella ripresa in virtù del risultato dell'andata, 1-0 con gol di Puccinelli, il Brindisi si aggiudica la Coppa Italia di Serie C. Brindisi ce l'ha fatta, la formazione biancoazzurra ha conquistato la prima Coppa Italia della sua storia, un traguardo memorabile, unico, reso ancora più bello dalla sofferenza che ha contraddistinto questa gara di ritorno. Il tecnico doveva fare i conti con l'assenza di Angelo, infortunato, Taurino e Trinchera squalificati ed Orlandini e Francioso, subentrati solo nella ripresa, si ripartiva dall'1-0 dell'andata, l'arbitro dell'incontro era il signor Zambon di Padova, la tribuna è zeppa di personalità del panorama sportivo nazionale, i primi istanti sono al cardiopalma fino al 12esimo, quando Corona fa l'amore col pallone ed accade quello che abbiamo già visto ed applaudito, Brindisi in vantaggio, bello il gesto tecnico ed ancora di più la bomba, 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 bomba che vale una coppa. Il Brindisi fa la sua gara, ma in apertura di ripresa la Propatria crea un brivido sulla schiena dei 10.000 presenti al Franco Fanuzzi. Romano è più solo di un'eremita quando batte Adami. Brindisi 1, Propatria 1, è tutto da rifare per i biancoazzurri, ma non è finita perché al 22esimo Sardelli potrebbe spegnere di nuovo sogni e speranze dei suoi concittadini se il pallone partito dal suo cuore finisse nell'ombelico del mondo e non sulla parte bassa della traversa. 42esimo, la paura diventa FIFA. Vecchio, da 25 metri, prova a scipparsi la Coppa Italia, ma trova il Superman di turno Massimiliano Adami a fare giustizia. Provvidenziale l'intervento del numero 1 che chiude così il discorso. Il Brindisi, da oggi, è ufficialmente nella storia.